là sta per sedersi il nostro altro ospite che ti accompagnerà nella scelta tra le notizie di oggi e quelle del passato. Allora, io ti sottopongo degli indizi e tu, davvero criminologo, dovrai indovinare di chi si tratta. Allora, a casa vedono questo essere umano, ma noi qui in studio no. Tu, voi siete testimoni che non c'è, non sapete chi sia, che non ci conosciamo. Come i maghi, sì. Allora, ti sottopongo... Scusa, è vivo o morto il personaggio? Beh, fino a 5 minuti fa era viva, però mi sa che sono tradita. Sì, mi sono tradita. Allora, è isolana, bella e sexy, con delle cose in comune con la conduttrice. Allora, e queste tre caratteristiche lei ce le ha di sicuro. Il secondo indizio è questo: Umberto Eco le ha dedicato il titolo di un suo libro, ma non è Pippo Baudolino. Brancoli? No, vabbè, sto raccogliendo ancora. Insomma, dammi il tempo. È diventata famosa per aver passato tantissimi giorni chiusa in una casa con improbabili personaggi, che è un po' quello che ha fatto Bersani con le primarie del PD. Okay. Qua c'è della satira sferzata, okay, che capisci? Cioè, è così. Mentre lei è là dietro. Deve la sua popolarità a un discusso fratello, che non è però Paolo Berlusconi. Okay. Ha conquistato tutti col suo atteggiamento da gatta morta, ma non è Matteo Renzi. Sì. Il suo nome è quello di un corpo dell'esercito, ma non si chiama Aviazione La Rosa, bensì... Marina! La Rosa! Ed è qui con noi!